Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 16° episodio della Crazy Locca Pokémon Nero. Nello scorso episodio a malincuore abbiamo dovuto dare l'addio al povero Abobasnow, ma soprattutto ragazzi a Monferno che si stava per evolvere. Infatti sono stati brutalmente trucidati nella cava pietra elettrica. Siamo riusciti comunque ad uscirne vivi per nostra fortuna. E signori miei, sono stati sostituiti con Chaimeko e Stuntler. Ho paura, seriamente. Comunque, proseguiamo. Allora, io questo dialogo qua lo balzo. Allora, in sostanza, ve lo spiego molto velocemente. Questo qua è il padre di Aralia, ci aggiornerà al Pokédex. Poi la capopalestra Anemone. E qua vi aspetterete sicuramente la battuta sul fatto che sia una capopalestra esperta in uccelli. Ci dirà di andare alla Torre Cielo prima di sfidare la palestra. Quindi, velocemente. Comunque, no, la battuta non la farò perché risulterà in mainstream. Sì, cara mia. Se vuoi ti passo il mio Credili, che ne ha tanti di uccelli. E ha pure volo, quindi è un uccello doc, guarda. Ma anche d'Elm e anche di Birch. Non so se mi spiego. Ecco, sì. Sono troppo divertente quando faccio certe battute. Comunque, avviamoci verso il prossimo percorso. Sapete cosa vuol dire il prossimo percorso? Vuol dire... prossima cattura. Ok. Ti prego. Oh figa, che merda. Che merda apocalittica. Ma manco San Giovanni aveva previsto una merda così. Oh Gesù. Vabbè, proviamo a catturarlo. Magari ha delle buone sbotta. Beh, iniziamo già benissimo. Magari ha delle buone statis, magari. Ecco, già vedo che di difesa deve essere una cima. Le ho prese le Pokéball? Sì, ok, ho fatto un po' di rifornimenti. E quindi spediamogli una Ultra Ball di ignoranza e vediamo se riusciamo subito a prenderlo. Cioè, non che ci tenga tanto, però, sai. Ottimo così, iniziamo da Dio. Palla ombra su Chaimeko, non è un'ottima cosa, non è per niente un'ottima cosa. Quindi lo switcho subito e mando... in teoria questa qua è una situazione da Abobasnow. Peccato che sia perito male. Palla ombra, però non sembra avere un malvagio attacco speciale, raga. Devo concederglielo. Vediamo uno... E anche un buon catch rate, mannaggia lui. Ultra Ball, dai però, entraci, sennò mi scoccio. Gesù, ma com'è possibile sta cosa? Ok, proviamo a indebolirlo con una forza a sto punto. Ok, perfetto. Lui continua con botta, raga, ma mi sembra che abbia veramente un attacco speciale degno. Raffica, ok, poi il moveset è quello che è, glielo devo purtroppo far notare. Ultra Ball, ti prego, mettilo a tacere nel box. Uno. 2, 3. Sì, preso. Vediamo il typing, raga. Magari è un typing della Madonna. Potrei anche pensare di metterlo in squadra, perché vi ho già detto che Stuntler non mi convince per niente. Roccia fuoco. No, roccia fuoco è un po' un disastro, effettivamente. Anche se ha i suoi lati positivi. Però ha una debolezza per 4 all'acqua, una alla terra. E forse però solo quelle. Potrebbe essere interessante. Comunque nel caso non l'aveste notato, sì, ho portato sia Chaimeko che Stuntler a livello 33. E direi di mettere davanti proprio la nostra Moseka. Attenzione su quel ponticello di Travis, se ci fermi troppo lungo cadi di sotto. Ed è una cosa che io odiavo, perché lo facevo di corsa questo, no? E quindi poi però a un certo punto si schiattava male. Comunque, no, volevo sfidare il Bullo in realtà. E Sablai, vabbè, Sablai non sarebbe stato un granché neanche lui. E niente, sì, proviamo questo Stuntler qua, raga, magari riuscirà a sorprendermi. Cosa, non è... mi ricordo, raga, madonna, sto qua nel gioco originale aveva uno Scolipad e qua invece ha un Dodrio. Ottimo così. È il tuo momento, Stuntler. Dimostrami che sei un Pokémon... un Pokémon, che sai essere in una squadra, che c'hai un'utilità. Allora. Ah, tra l'altro ha imparato Onda Calda, ragazzi. Lui fa pari difesa... che non mi piace come cosa. Non è molto efficace, ma lo scotta. Ottimo lavoro, Stuntler. Inizi subito bene questa tua avventura. Sì, vabbè, basta fare pari di... qualcosa mi dice che è di tipo spettro. Sono solo tipo spettro in questo gioco. Nitrocarica, devi stare fermo la vita. Cozzata Zen. E un'altra per piacere. Foglie e lamano siano di tipo erba, quindi scialla. Sì, vedete che anche il typing di Stuntler tipo erba. Le busca da chiunque. Mantine. Vabbè dai, per la legge dell'inversione. No, niente, non funziona più la legge dell'inversione. Funzionava un po' di tempo fa. Io nel frattempo me la bevo. Cozzata Zen. Dai,
con Satan Zen gli farà malissimo. Ma tipo che lo spedisce proprio al Nirvana. La madonna. Via. E l'ultimo è Tirtugo. Ho appena trovato tuo nonno. Tuo nonno ho trovato. Devi schiattare male. Brutto colpo. Tentenne non può agire. E adesso lo prende nel culo. Perfetto, livello 34 per Stuntler, che devo ammettere, lo ammetto, in questa battaglia se l'è cavata bene, se l'è cavata benissimo. Adesso è il momento di mettere davanti i Credili, dato che, raga, l'Ectabuzz è a livello 36, è altissimo rispetto agli altri. Sì, ok, attivo il repellente, saggia decisione. Un altro Carracosta, proposito di saggio. Carracosta, se non sbaglio, no, non mi sbaglio, era tipo il saggio del villaggio di Pokémon Super Mystery Dungeon. Gioco che non ho mai finito, perché ero arrivato a un buon punto e mi piaceva anche, però poi ho smesso per mancanza di... a filo dente. Questo qua, se trovassi un Gligar, raga, sarebbe utilissimo. Nel frattempo sfidiamo questo bulletto. Nell'erba alta ci sono Pokémon forti, come Carracosta del resto, no? Stuntler! Mi stanno pigliando per il culo? Sì, mi stanno pigliando per il culo! Eruzione, comunque, che su Stuntler, raga, che è di tipo erba, e per fortuna lo sappiamo... Cioè, se non muore così, guardate, schiatta male. È ovviamente giusto. Era un brutto colpo, davvero. Stiamo facendo... Shaymin! Per Shaymin c'è un idrocannone pronto. Ma tipo che muore. Vediamo. E... quasi giù. Calcio ardente. No, sono di tipo... ghiaccio, no. No, oh! Cazzo, no, mi devo... No. E porca madre... Cosa ho detto quando ho preso Credili in squadra? Il problema è il tipo. Bene così. 5 Pokémon. 6 Pokémon. 4 Pokémon? No, ok, perfetto. Ci siamo capiti. E niente, quindi mi sa che metterò in squadra Carracosta a sto punto. Tanto alla fine va a finire sempre così. È inutile, cioè, pure inutile che vi chiedo che Pokémon volete. Intanto c'è Meco livello 34. E abbiamo battuto Christine. GG Credili. Ottima permanenza nel team, devo ammettere. Sei davvero un ottimo Pokémon. Già. E niente, raga, è morto male, succede. Comunque, sì, mi avete detto per la questione dei repellenti che hanno introdotto quella funzionalità. Intanto io quel coso glielo salto. L'hanno introdotta in Pokémon Nero 2 e Bianco 2. Cosa che non sapevo. Non sapevo neanche che ci fosse questo fatto allenatore qua. E infatti sono stato ampiamente spinto... mi è stato spinto un aggeggio di dimensione cuneiforme nel culo. Ah. Eppure a rotazione. Queste battaglie qua, raga, sono le più merda. Perché io non so cosa... Dragobolide. Mandate a Evolution, io ho paura. Ho seriamente paura di questo qua. Oh, Gesù bambino. Gelopugno, ecco, mannaggia... Io lo sapevo. Io lo sapevo che andava a finire così. Lo sapevo. Proviamo una forza. Non ha effetto smart. Cristo Dio, ma è che nervo. Gelato. Allora, fermi. Devo ragionare. Con calma. Vai te, Electabuzz, e fai funesto vento. Trespolo. Oddio mio, veloce. Io in questa parte devo fare la torre cielo, raga. Se andiamo avanti così la torre cielo la faccio. Ho miscliccato, forse c'è utile il misclick. Gastroacido cosa vuol dire? No, ok, è inutile anche il misclick. Funesto vento, confusione. Raga, il problema mi sa che lui sa bene di che tipo sono i miei. Cioè, perché è programmato per fare le mosse in base al tipo. Quindi cazzo, potrebbe essere un problema serio. Vorticerba. Sì! A casa, Miltank di merda. Godo. Ok, rimanda Typhlosion. Questo qua sappiamo che è di tipo spettro. Quindi no, quindi funesto vento. E vattene. No, raga, minchia, se si mette a stollare io veramente commetto un genocidio. Entro nell'erba, li ammazzo tutti i Pokémon. Ok, entra in campo Umbreon. Merda, lui è avvantaggiatissimo in sta battaglia. È avvantaggiatissimo. Perché sa di per certo di che tipo sono i miei, lo sa. Falce cannone. Regia. Ok, non ci credo. Non ci credo. Mi sa che falce cannone però ha il 100% di possibilità di paralizzare, ora che ci ragiono sopra. Ok.
Adesso manda in campo Coso, ma io non posso tenere Electabuzz, raga, perché mi schiatta. Devo per forza far combattere Stuntler in questo momento. E l'unica cosa che posso fare con Stuntler è giocarmi un'onda calda così. Vediamo se funziona, magari non lo so, è un doppio tipo. L'abbiamo preso, non gli abbiamo fatto una sega. Buono così. Allora, adesso ce la giochiamo un po' più tattica, raga. Sonnifero. Ok, vedi di dormire per tanto tempo. Che bella la faccia di Typhlosion quando dorme. Tipo, concentratissimo. È tipo lì così. No, figa, sei pure svegliato. Non ci voglio credere. Qualcuno diceva che Stuntler non lo convinceva? No, aspettate. Ah, sì, ero io. 10 morti in 16 episodi. Gelo pugno. Io forse non avrei dovuto mandare Zapdos, effettivamente. Un altro brutto colpo! La mamma t'ammazzo! Se non lo shotti, io mi incazzo! Cristo! Che nervoso! Beccami sta fava! Gelo pugno, ma impiccati! Muori! Trespolo, Cristo! Mannaggia! Qua scappa la bestemmia, raga, non ce n'è. Qua proprio è diretta. Trespolo! Ditemi voi se è possibile che uno fa due critical. Cioè, dimmi se è possibile. Due critical di fila. Mi è morto un Pokémon e l'altro ha rischiato di schiattare. 3 PS. E continua a usare Trespolo questo. Continua. Io adesso... Mannaggia Cristo. Latios. Iperpozione. Mi fa gelo pugno. Ma io sai cosa faccio? Io ti gelo la vita adesso. Allora, curiamo Latios. Sì, raga, scusate se non commento, ma se commento partono le bestemmie, veramente. Dragobolide. Raga, non, cioè, è una cosa impressionante, non gli faccio un cazzo. Non gli faccio un cazzo, non ha effetto, e anch'io sono stupido, però. Sassata. Non lo so. Fai... Io, boh, cioè, sinceramente non ci voglio credere. Sì! Mesteban di merda! Ti morisse l'intera famiglia! E io che mi preoccupavo di N, io mi preoccupavo di N, raga, sì, N è forte, minchia, Esteban è il problema della vita. 13 minuti di video a sconfiggere una merda. Allora, credili. E Stuntler. Ma porca puttana, perché raga, non so se avete capito, loro sono avvantaggiati perché sanno i miei tipi e fanno le mosse a seconda di quelli. Intanto mi metto in squadra Carracosta, raga. Ma lo vedrete allenato per il prossimo episodio. Tant'è che penso che non lo metterò neanche nella sidebar. Perché, cioè, è in squadra perché se proprio succede che ho comunque una speranza. Ma, cioè, non conto di tenerlo. Cioè, non... Allora, ok. Scusate, devo riordinare un po' le idee. Non lo metto in squadra ufficialmente perché comunque se trovo un Pokémon forte adesso mi incazzo pure. Ok, perfetto, problema risolto. Perché comunque non è ufficiale. Io non ho curato i Pokémon, io sono un ritardato, ma di quelli impressionanti. Vabbè, ce li cureremo con le pozioni, io indietro non torno. Però raga, quei due critical non mi vanno giù, veramente. Non mi vanno giù i due critical così. Cioè, e meno male che Zapdos ha retto, che io ho fatto una cagata a mandarlo in campo, è verissimo.
Ma due critical così veramente mi mettono un nervoso, perché poi a me non sia mai che mi succede, eh. No. Allora, riattiviamo il repellente. Adesso cercherò di evitare, raga, più allenatori possibili, perché altrimenti non ce la caviamo più. Allora, qua a destra andremo solo una volta. Ok, io pensavo di evitarti a te. Una volta battuta la palestra andremo a destra. Adesso ci tocca fare la torre cielo. Torre cielo che tra l'altro, ragazzi, è uno dei miei luoghi preferiti di Unima, insieme alla cava pietra elettrica. Oh, Empoleon. Nello scorso episodio, se non sbaglio, avevamo trovato Piplup, invece in questo qua Empoleon. E sì, la torre cielo è molto bella. La trovo una torre di Lavandonia ma migliorata. Quindi un luogo che veramente mi piace tanto. Tanto Dragobolide su Empoleon. Questo, eccolo! Eccolo, vedete che mi piglia anche per il culo. Io non l'avessi detto 2 minuti fa. A me i brutti colpi non succedono mai. Non l'avessi detto. Cos'è successo? Tac! Raga, io veramente non so più cosa fare. Vai Zapdos, è il tuo momento. Fagli un incrotuono ignorante e manda a casa sto Cacturn. Ok, ho miscliccato, ho fatto forbice X, dettagli. Riproviamoci. Non ha effetto, è di tipo spettro. No, tipo te. Tipo terra? Occhio, guardate come voleva. Volevi! Hashtag volevi nei commenti. Volevi che credi di sopravvivesse, eh? Sto cazzo. Incrotuono e ci saluta forse anche... Cos'è, ribaltiro? Ok, penso sia... E vabbè. A sto punto, raga, proviamo a tenerlo. Cosa ci devo fare io? Evita l'attacco, giustamente. Doppio team. Io adesso non ho neanche più a Bobasnu con vita al tiro. Raga, parto. Io adesso... Carracosta! Carracosta si fa valere subito, nonostante tutto. Io faccio tenere i miei Pokémon, il cazzo che me ne frega. Ti levi? Anche te, Bijulotta. Sono sempre i soliti strumenti, Bacche e Bijou. Sempre quelli. Comunque, allora, innanzitutto Caracosta è uno strumento che gli ciulo. Con calma, però. Baccabana. Vabbè. Ci ho fatto l'abitudine. Andiamo a vedere un po' le sue statistiche. Mi sembra che abbia un ottimo attacco speciale. E invece no, ha un ottimo attacco fisico. E allora è interessante come qua. Mi piacciono le sue statistiche. Ok, tralasciamo la velocità. Per il resto è molto buono. Comunque... Torre cielo, siamo arrivati con 4 Pokémon, però ragazzi qua dentro ne possiamo catturare un altro, quindi attenzione. Ed eccoci qua con queste bellissime scale a spirale che io adoro letteralmente. Anche qua raga cerco di evitare un po' di allenatori perché sennò veramente non me la cavo più. Qua si può passare, no? Ok, quindi mi sa che a te ti devo affrontare per forza, che bella la vita. Allora dai, forza, rapido, veloce e indolore. C'è un'energia indefinibile che pervade questo luogo. Sarà l'energia Devon. Whiskas. Che poi è Whiskas e non Whiskas. Ma io raga sono impiantato su sto Whiskas, che non avete idea. Dragobolide e ci saluta subito. Perfetto, così devono andare le battaglie, raga. Semplice. Pam, mo. Oh, verde bufera, bellissimo. Calma. Sì sì, Polneve, via. Polneve non la sopporto più come mossa. Veramente, mamma mia. Suicune. Bene così. Per Suicune, raga, c'ho paura e mando Electabuzz che ha level condensa. Suicune mi preoccupa. Pressione. Proviamo un pirolancio. Lui fa aerosoio. Io sono di tipo lotta. Forse è il caso che la switcho, ma anche no, visto che gli ho fatto tanto. Se non mi critta, ok. Perfetto, ce la siamo cavata. Raga, questo Suicune qua aveva delle difese pessime. Cioè, gli ho fatto Swadloon. Questo qua, raga, è stato il mio primissimo Pokémon Shiny. Cioè, rendetevi conto di quanta sfortuna puoi avere a trovare uno shiny Swadloon. Eh già, doppio calcio e statico te lo piazza in quel posto. E stavo dicendo qualcosa. Ah sì, Suicune aveva delle difese, raga, mi sa vergognose. Perché, cioè, ok, perfetto. Vorticerba fa il suo dovere. Perché ho fatto un pirolancio che non era molto efficace e l'ho mandato a vita rossa, quindi GG. Olè. Proseguiamo, anche la team di sottofondo è molto carina, l'ho utilizzata anche forse in qualche teoria, ora non mi ricordo sinceramente quale, scusate, ma l'ho usata sicuramente. Allora, diamo, oh, mi rimangono solo 2 iperpozioni, bene così. Tu non dovevi esistere, non dovevi proprio esistere, qua nelle tombe dovevi stare. Magnemite, Magnemite. Electabuzz, ok, Electabuzz, ti devo ritirare perché stai diventando troppo forte per i miei, cioè, rispetto agli standard della squadra. Vigore ovviamente non sia mai. Sberletese, statico, te lo piazza anche stavolta al culo.
Raga, quando mi usano ste mosse qua a ripetizione è proprio una goduria vederli paralizzati. Zapdos, vai Zapdos e utilizza il tuo bellissimo incrotuono che veramente quando shotti Pokémon io vengo, cioè davvero. Guarda, non è molto efficace, raga, meno male che non è molto efficace. E poi a casa, ed è un Bastiodon. Vabbè che le statistiche sono randomizzate, mi potrete dire, però io vi dico è comunque un Bastiodon. Baccamoia. Vabbè raga dai, abbiamo capito. Ok, perfetto, questi due qua sono riusciti a evitarli. Ma i Pokémon tipo... ah, mi sa che ho il repellente attivo. Ok, ci ho pensato adesso. Sì, no, 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 ok, grazie. Innanzitutto penso di dover levare l'Ectabuzz dal primo posto e di dover mettere Zapdos. Dai raga, ma sto repellente... sì, sono riuscito a evitarlo. Ok, mi sa che questo qua non si gira mai nella vita, dovrò sfidarlo. Niente di meglio di un'intensa lotta per soddisfare le anime che riposano qui. Ok, soddisfa anche la mia voglia di ottenere un Pokémon. Fammi trovare un'anima, effettivamente. Stoutland. Ragazzi, voglio fare una dedica a Stoutland. Perché? È stato il mio fedele compagno per ogni avventura su Pokémon Nero. E io non capisco perché non vi piace. È bello, a me piace un sacco. Ho sentito tantissime critiche su Stoutland, ma a me piace davvero un casino. Cioè, non so perché. È proprio uno dei Pokémon che mi ispira tantissimo, Stoutland. Non saprei cosa dirvi. Cioè, non... ok. Era un brutto colpo, ovviamente. Non si è mai. Oh, Gesù bambino. Quanti piani ci sono di sta torre? Già mi viene voglia di uscire, veramente. Ok, non ti girare, non... di girare, sei girata. Girati. Girati. Girati, 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 girati. Giraci, girati, non lo so. Ti devi levare. Dai, non ho voglia di sfidarti. Sì, ce l'ho fatta. Ta madre. Ta madre, attenzione. Ok, mi ha effettivamente trollato questo. Vediamo un po' chi ha Arcanine. Arcanine non è per niente un cliente semplice. Ma noi abbiamo Incrotuono, Gastroacido. Hanno tutti Gastroacido ultimamente. Tra l'altro ragazzi, Canto Antico, a proposito, che era il tormentone delle prime parti, non si è più visto Canto Antico. Va bene, a noi va bene così. Livello 35 per il nostro Zapdos. E adesso a regola. Allora. No! Ma me l'ha messo nel culo. Comunque raga, Tritiperla non so cosa sia. Penso... aspettate. Dovrebbe essere quell'oggetto che ha tre perle. Salamence. Salamence. Sì, dovrebbe essere quello. Ah, mi diminuisce l'attacco, la merda. Se ti faccio Forbice X, quando ti faccio acido. Acido, acido, l'acido con cui ti ammazzo la famiglia, dove ti sciolgo l'allenatore. Geoforza, no, 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 Zapdos 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 no, io non ce la faccio più con sta challenge, io non ce la faccio più. Io questa challenge non la faccio più. Prima e ultima Crazy Lock del canale. Non ha effetto. Tre Pokémon nella stessa parte. Tre Pokémon nella stessa parte. Quanto era forte Zapdos? Quanto era forte Zapdos? È difficile. È una challenge difficile. Ok, vuoi tutti gli errori che faccio, ma è una challenge difficile. Ho bisogno di te per curarmi. È difficile, raga. È difficile. Zapdos è stato tradito anche lui come crediti dal tipo, purtroppo, perché aveva un tipo pessimo. Ma ovviamente un Pokémon non puoi ottenerlo sempre perfetto.
aveva il suo punto debole, e il suo punto debole, come sempre, è stato sfruttato fino in fondo, fino al fondo del buco del suo culo, gliel'hanno infilato lì dentro. Questa pure le iperpozioni, pensa te. Questo episodio quanto dura? 6 anni? Io devo fare ancora 2 piani di sta cosa. Evita l'attacco, Yoboh, ho bisogno di te per curarmi e rischi di shottarmi tutti i Pokémon. Via. Ok, perfetto. Darklet, vai te Latios, usa Dragobolide. Raga, Zapdos non doveva morire. Zapdos proprio no, Zapdos era... cioè, togliendo il tipo era il mio migliore, sicuramente. Ok, almeno mi cura i Pokémon. Salamence bastardo. Fate finire sto cazzo di repellente, gentilmente. Ok, voglio catturare il Pokémon. Ti prego, qualcosa di buono che ne ho... mai come adesso ne ho bisogno. Porco... Vanillite. Vabbè. Vanillite. Brutto colpo. Proseguiamo. Proseguiamo che è meglio. Proseguiamo che è meglio. Cioè, qua finisce a rage quit, ve lo dico. Io sono capace di farlo. Non temo nessuno. Non temo nessuno. Qua ne voglio evitare il più possibile. Forse mi conviene andare qua. Ok. Crescita. Crescita, crescita, crescita. Sa che cazzo devo per forza affrontare sto infame. Perché di qua non si può passare. Bastardi. Ok, sono riuscito a evitarlo. Però voglio prendere lo strumento. Che sbatti, potevi girarti in tutti i luoghi di sto mondo. Quagsire. Vai Electabuzz. Prova un vorticerba, graffio. Dai, usa statico, l'hai usato fino adesso e anche bene. Perfetto. Grano, mai una gioia. A parte quando non c'è Electabuzz. Ole. Pirolancio. Pirolancio, quasi livello 38 e questo fantallenatore qua ci saluta. Nella Pokéball abbiamo una gonfio aroma che io gonfierò di botte. Ah ok, perfetto, la tattica è spostare questa qua così io poi faccio il giro. Legit. Allora, vediamo un po' lei chi ha. Wachog, il classico ratata, patrat, tutto quello che volete. Proviamo un pirolancio, amnesia, no non hai capito niente. Amnesia Enmo, non gli faccio niente, giusto. Amnesia, ma io ho inseguimento che è fisica, lo prendo in quel posto. Qualcosa mi dice di no dalla regia. Mosse fisiche Latios. Latios mosse fisiche. Tripletta. Vai con forza e giù. Madonna quanto è forte di difesa fisica. E si è aumentato un sacco anche quella speciale, raga. Quindi questo coso qua è diventato un tank assurdo. Proviamo un Dragobolide. Ok, perfetto, l'abbiamo mandato giù. Evidentemente aveva delle difese speciali pessime. Sicuro che ti insegno Sanguisuga. Caspita, è la prima cosa che faccio appena chiudo l'episodio. Cazzo, ti insegno Sanguisuga. Proviamo Verde Bufera, così, a muzzo. Ok, perfetto, forse era il caso di non farlo. Forza. Dai, un'altra e vai giù. Forse questo è l'ultimo piano. Non vorrei gufarla, ma dovrebbe essere così. Allora, ok, sì, devo fare il giro qua. Prossima cattura, raga, quindi Montevite, per forza. Vediamo se... sì, perfetto, ok, c'è Anemone in cima. Ciao. È morto il Pokémon Uccello, credili, quindi mi dispiace, ma... ah, sei qui, grazie. Quello che avevo visto prima era proprio un Pokémon ferito. Ma ora sta meglio. Gli ho dato Revitalizzante Max ed è volato via pieno di energia. Fammi rosicare che non posso utilizzarli, grazie. Ho un'ottima vista, È un requisito molto importante per un pilota. Ah, visto che sei qui, vuoi provare a suonare la campana? I suoi rintocchi placano gli spiriti dei Pokémon. Io ne ho un po' di spiriti da placare, purtroppo. Raga, per tutti quelli morti in questo episodio, ma anche per quelli di prima. Buon riposo, amici miei. I rintocchi della campana riecheggiano nei dintorni. Che bello. Che bel suono. Mi dice che sei un ragazzo al contempo forte e gentile. E ora se permetti mi presento di nuovo. No, non ti presenti, balza. Sì, lo so che devo andare alla tua palestra. Tra l'altro adesso non ho neanche credili per utilizzare
Volo e ritornare indietro. Quindi mi sa che... Quindi raga, mi sa che stoppo qua, perché io di tornare indietro adesso non ho voglia. Se rimango bloccato con gli allenatori finisce tutto in bestemmie. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, nonostante tutto. Nello scorso episodio ho detto: mai stati due morti nello stesso episodio. Bene, oggi tre ne sono morti, tra i quali Zapdos, che era il nostro migliore. Ma vabbè, la Crazy Lock funziona così. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un like, a commentare, a iscrivervi al canale. Rispondete alla domanda del giorno, che trovate come al solito nella sidebar qua sotto. E passate a tutti i social in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.